Il teatro di Verzura è completamente esaurito ieri sera a Borgamozzano, a dimostrazione che la cronaca nera è argomento che attira come pochi altri. Tanto più se si parla e si ripercorre la storia del mostro di Firenze, come ha fatto per oltre 3 ore Davide Cannella, titolare della Falco Investigazioni di Lucca, intervistato dal giornalista della Nazione Marco Nicoli. E come di consueto, in questi incontri, con la presenza pungolante e interrogante del sindaco di Borgamozzano, Patrizio Andreuccetti. Stasera abbiamo presentato il libro di Davide Cannella, Winchester calibro 22, serie H, analisi spietata del mostro di Firenze. Una bella serata in cui abbiamo parlato di un tema drammatico della storia del nostro paese, ma che ancora interessa e quindi genera dibattito. Una serata veramente interessante e coinvolgente. E l'incontro sarebbe continuato all'infinito per le tantissime domande del pubblico, che si è fatto anche autografare dall'autore il volume Winchester calibro 22 serie H, analisi spietata del mostro di Firenze, edito da Abrabook. Dal delitto del 1968, attraverso i 16 duplici orribili delitti, Cannella ha illustrato con grande sintesi anni ed anni di investigazioni nel pool difensivo di Pacciani come collaboratore dell'avvocato Nino Filastò, ripercorrendo la pista sarda come centrale ed illustrando con lo stesso Pacciani e gli altri compagni di merenda poco o nulla avessero a che fare con questi delitti e coinvolti da indagini a volte approssimative e a volte fatte solo a senso unico. Così, con intensa partecipazione e attenzione del numerosissimo pubblico, si sono ripercorse le varie fasi dei processi, i colpi di scena, come il ritrovamento della famosa pallottola nell'orto di Pacciani, poi dimostratasi un mero depistaggio, e poi le contaminazioni giornalistiche, fino alla richiesta di archiviazione, notizia proprio di queste ultime ore, da parte del PM di Firenze, Luca Turco, proprio dell'inchiesta su questo ormai celebre bossolo. Certo, se lo stesso PM avesse letto la copia del libro che gli è stata omaggiata da oltre un anno, avrebbe capito che le risultanze potrebbero essere state ben altre da quelle conclusioni su una prova che portò alla condanna in primo grado proprio del Pacciami, e che il PM ha adesso accantonato con la motivazione che sarebbe occorso troppo tempo per individuare i responsabili che organizzarono questa prova palesemente falsa.